ritardo e siamo costretti a cominciare. Collaboratori se vogliono segnalare volta per volta questi amici che arrivano. E allora io come sorgo apro in questo modo. Signore e signori, buonasera. Prima di parlare un poco di ciò che abbiamo prodotto in questo periodo, in questa settimana della cultura, che sarà molto breve e telegrafico, voglio prima di tutto ringraziare le autorità presenti, il nostro sindaco Dino Tarantino, il nostro assessore, che hanno cogestito questa nostra settimana della cultura. Un saluto doveroso al Presidente dell'Unione dei Comuni 5 dei Arisiti, all'assessore Chieppo, assessore della provincia di Campobasso, è così? Sono stato Presidente della Presidente. Va bene, poi Presidente. E il nostro Michele Campanaro, il nostro relatore, progettista Amodeo, e non si era saltato qualcuno, e il nostro moderatore Filippo Santiniano. Un battimani per favore, ci cominciamo un poco a riscaldare la mente. E allora dire che sono emozionato è poco, comunque emozionato però felice, contento perché è soddisfatto, perché insieme con l'amministrazione abbiamo ripreso e ricominciato a celebrare la settimana della cultura. Settimana della cultura che è arte, spettacolo e sport. Quindi tutte queste discipline le abbiamo messe in vetrina. Quindi immaginate questa vetrina e abbiamo esposto queste presenze di artisti. Poi teniamo alla presenza delle varie associazioni che hanno collaborato, hanno diciamo lavorato di fianco, e anche a loro abbiamo dato spazio per farsi conoscere. Quindi ogni sera presiede un'associazione di volontariato, quelle sere assegnate a loro, si sono presentati, hanno parlato brevemente dei programmi e di ciò che intendono fare. Quindi vetrina di artisti e anche di associazioni volontariato. Anzi, devo sottolineare la presenza di ieri sera dell'associazione Voce Nostra, Voce Nostra di Carapelle. Un'associazione benemerita che in Carapelle, caro sindaco, adesso lo chiamo sindaco, non so se ti risultano, sicuramente stanno facendo molto su Carapelle. Ci stava presente un ragazzo che ha recitato pure e letto un suo racconto, ci ha emozionato. Poi abbiamo avuto la presenza dell'Unitre, abbiamo avuto la presenza della Proloco, c'è tutte queste associazioni che noi ogni volta abbiamo elencato, per esempio un ringraziamento affettuoso e riconoscente alle guardie ambientali, nonché all'associazione dei carabinieri. Ogni giorno, ogni sera sono state sempre con noi a guardarci e a custodire le nostre opere esposte. Detto questo, ho detto che è stata una carrellata
riguarda il nome unione o disunione in mezzo al guado. Poi mercoledì abbiamo parlato di due artisti del nostro comprensorio, perché noi guardiamo un po' intorno, quindi ci allertiamo, e non solo a livello di cinque realisiti, ma andiamo al di là, andiamo anche ad Ascoli, perché come ho detto e sempre detto, Ascoli dovrebbe far parte di questa unione. È una mia idea, non lo so, non se sbaglio, ma sarebbe opportuno, giusto e utile portare con noi, e non stiamo qui a commentare, a dire qual è il motivo, quali sono i motivi e gli interessi. Poi abbiamo mercoledì, mercoledì c'è stato Mastro Pietro e Cosimo Tiso, che hanno esposto le loro opere, che sono esposte qua. Due artisti, due professionisti, veramente, veramente bravi. Tiso poi è stato l'artista che ci ha donato il suo lavoro del simbolo dell'Ortese nel mondo, che potete ammirare qua. Sono sei lavori, uno diverso dall'altro, un lavoro a livello artigianale, che simboleggiano il simbolo dell'associazione dell'Ortese, però diciamo è il simbolo di Ortanova, il seminatore, il contadino. Noi modestamente diciamo, ma è un lavoro molto ma molto improprio, siamo seminatori di cultura, ma perdonatemi questa frase. Giovedì abbiamo poi presentato un altro bello libro, un bel libro, Per un pugno di terra, storia della cooperativa La Ricostruente, di Paola Grillo e Pasquale Braschi. Un'altra bella serata, veramente bella e incantevole. Venerdì abbiamo avuto la presenza, ecco, l'abbiamo chiamato questa serata, tra arte, arte, musica e poesia. Abbiamo avuto un artista locale, Anna Maria Cardillo, che è quella, la sua rubrica l'abbiamo chiamata Arte e Design, opere sue, bellissime e interessanti. Poi abbiamo presentato due poetesse, mia moglie non vuole essere chiamata poetessa, e diciamo la signora Di Pietro Tarantino con il suo dialetto. Oramai possiamo sicuramente affermare che il dialetto ortese, amici, è una lingua. Abbiamo il nostro vocabolario, abbiamo la nostra grammatica, abbiamo la nostra sintassi. Noi, modestamente a parte di quella Ortanova, siamo presenti in quasi tutta l'Italia con i nostri poeti locali e con i poeti della provincia. Facciamo parte dell'Associazione Poeti e Scrittori Italiani, Filippo. E la cosa bella, viviamo due momenti particolari, il convegno di primavera e il convegno d'autunno, dove declamano le loro poesie, convegni, incontri, turismo e quante cose facciamo in tre giorni o quattro giorni. Questa volta andiamo in provincia di Como, andremo nel mese di ottobre, la prima quindicina di ottobre. È presente tra noi una dirigente della nostra associazione, che è Antonella Pagliaro. Quindi questa sera poi si è esibita anche una cantante emergente, e ha avuto anche lei un po' di spazio, e veramente è stato veramente un successo di questa ragazza. Sabato abbiamo presentato un altro bellissimo libro, Il ponte sul Rio Morto, di Mario Gravino, un nostro conterraneo, emigrato a Roma, è un poeta e uno scrittore affermatissimo, scrive anche in dialetto, fa parte anche di questa famosa associazione che fa onore all'associazione e fa onore agli ortesi. Delle bellissime poesie e dialetto. Abbiamo ieri sera mantenuto una serata veramente incantevole. Ci sono stati momenti toccanti, tant'è vero che l'autore ha l'ascolto di una sua poesia bellissima, che si chiama Ufa Pugno,
declamata da Arina, c'è stato un momento di commozione, anzi ho notato che l'autore stava per piacere, tante erano a sorpresa, non è chiaro questo. Quindi, detto questo, adesso è l'ultima serata. La serata che io la chiamerei la serata clou della manifestazione. Ogni settimana della cultura noi chiudiamo la settimana con una tavola rotonda. Questa tavola rotonda dibattiamo un tema di attualità, un tema che interessa la collettività. Abbiamo parlato dell'acqua, abbiamo parlato dell'educazione, abbiamo parlato direttore, aiuta. L'immigrazione ho detto, dell'acqua, che più? Dei cicli alici, quando stavano formando questa sovrastruttura comunale, nessuno sapeva niente. E noi, modestamente a parte, in piazza ne abbiamo discusso. E abbiamo detto, che cos'è questa unione? Così abbiamo invitato parecchi e molti ortesi hanno cominciato a capire. Che cos'è? Tant'è che poi non si è così. Detto questo, stasera parleremo della Moldavia. Anche questo, ingegnere, anche questo è modestamente anche un mio collega. Io credo c'è l'utilità di questa aggregazione, ma non so quali saranno i successi. Sono pessimissimi, la gente è refrattaria, ma qua, là, ecco, quindi stiamo proprio qua per discutere di questo, secondo me, importantissimo tema. Io ho convocato tutti i sindaci di 5 reali siti, vedo pochi, vedo il presidente dell'Unione, è una presenza importantissima, oltre che il presidente del Banco. Oltre che sindaco di Carapelle. Abbiamo l'onore di avere il nostro caro amico Piaggio Gallo, assessore del comune di Ascoli, paese di cultura e di arte. Poi abbiamo nessun'altra presenza, mi sembra. Perdonatemi se non ho individuato altri, dovevo stare a Tornarella e Autore. La gente con le loro presenze eccellono, sono sempre presenti, non lo so perché, mi piange il cuore, non voglio aggiungere altro, perché qua altrimenti posso uscire un poco fuori tema, mentre noi stiamo qua per goderci una serata serena, tranquilla e discutere di questo bel problema. Grazie e scusatemi. Con noi. Ho parlato di Antonella Pagliara, quindi è un personaggio, è una poetessa interessante. Poi avremo occasione, dicono, faremo una serata di questi poeti per farti conoscere veramente, quindi inviteremo anche Filippo, perché Filippo dobbiamo... Teniamo presente che è un ortese, la mamma è ortese, quindi sottolineiamo questo e di conseguenza è della nostra famiglia. Poi aggiungo anche della sua recentissima promozione, che è il redattore capo della Gazzetta del Ministero della Comunità. Quindi anche questo ci fa onore e ci rende felici. Grazie e tolgo il discorso. Passo la parola al moderatore, che sarà il padrone della serata. Grazie, scusate. Grazie Danilo, buonasera a tutti voi. Siamo in microsoldato, quindi dobbiamo essere molto brevi e concisi. Allora, il tema è quanto mai... Sì, volevo un attimo introdurre la questione. Il tema è quanto mai... attuale, perché soltanto qualche giorno fa c'è stata l'Europa che perseguiva il risultato della secessione Scozia dal Regno Unito, in scala più o meno è come dire è la stessa cosa. Noi tutti abbiamo seguito con trepidazione, io francamente ero
favorevole al, al no. Al no perché pensavo al mio paese, alle ripercussioni che sarebbero state con le borse, con, ho pensato a questo, non ho pensato al no, alla loro non autodeterminazione. Però va bene, questi sono discorsi, adesso non viviamo quelle situazioni, quindi non possiamo neanche capirle direttamente. Però il tema è quanto mai attuale. Io poi dirò qualcosa prima di dare la parola ad Amodeo, però dobbiamo partire da un presupposto che la montagna è prima di tutto una, come dire, un'unione di carattere culturale, prima ancora che economico-amministrativa. E per come dire, sostenere questa tesi credo che sia necessario sempre ragionare con le mappe geografiche. Io dico che a tutti i giornalisti, prima per la mia categoria, poi i politici vanno regalati gli atlanti, perché purtroppo si studia poco la geografia. Se uno studiasse bene l'Atlante, no? Soltanto della nostra regione, si renderebbe conto che partiamo, chiedo scusa se faccio riferimento su Foggia, ma si renderebbe conto che da Foggia a Lecce, non a caso Puglia, sono 272 chilometri. Sapete quanti chilometri sono da Foggia ad Ancona? 330 chilometri in più. E dobbiamo attraversare tutta la Capitanata, la seconda provincia per estensione d'Italia, il Molise, l'Abruzzo e metà delle Marche, per avere, come dire, un quadro della situazione. A proposito delle diversità culturali che ci portano anche oggi a non essere una Puglia, che si indica, ma Puglie, da Foggia a Napoli sono 170 chilometri, 100 e meno. Da Foggia a Bari 120, da Foggia a Campobasso, il capoluogo del Molise 98. Vi rendete conto, no? Che anche dal punto di vista amministrativo delle, quindi delle le strade hanno, raccontano delle storie. Poi è chiaro che le strade che dal Molise portano al, alla Capitanata raccontano la storia della transumanza, quindi di una civiltà, non di una tradizione, di una civiltà, la civiltà della transumanza, che ha fatto le fortune poi nel tempo anche delle nostre città, e anche integrato oggi davvero non si spiega per quale motivo ci sono questi steccati da ultras, no? Quando ci siamo scambiati la pelle negli anni dall'Abruzzo alla Puglia. Il tema è quanto mai attuale, perché non l'ha fatto Amodeo, non l'ho fatto io, non l'ha fatto il presidente Chieffo con il compianto professor Antonio Pellegrino, quando per primi ipotizzarono la rete delle quattro province, Foggia, Campobasso, Avellino e Benevento insieme, una cosa all'epoca, quasi 20 anni fa, sembrava, chi sono questi? Mettono insieme le risorse, si scambiano i dirigenti, se Benevento fa la facoltà di ingegneria non la fa Foggia perché Foggia fa agraria, così quelli di Benevento vanno su della, così a Campobasso. C'è un sistema per creare una rete, un sistema. Dicevo, c'è una novità che non è stata inventata né da Amodeo e né da Chieffo, è il lavoro, il progetto della Società Geografica Italiana. La Società Geografica Italiana ha fatto un progetto di riforma delle province quando si discuteva di sopprimere del tutto, e ha individuato in Italia 36 province. Una provincia è quella tratteggiata da Amodeo, cioè l'intero Molise con tutta la provincia di Foggia. Ripeto, è un progetto della Società Geografica Italiana, non siamo né, non ci sono né anti-barisi né anti-barletta, è un progetto scientifico, no? Che è stato consegnato al governo, poi il governo ha cambiato idea per lasciare oltre le province, però quella secondo me è un punto di partenza. Di questo dobbiamo discutere questa sera. Io tra poco darò la parola a Maffioni e a Tarantino per i saluti, chiederò ovviamente a loro di essere brevi. Amodeo ci illustrerà il progetto della montagna, mi fa piacere che venga illustrato nei paesi, nei piccoli centri, no? Piccoli centri nel senso che con pochi residenti, perché questo è un, altrimenti diventa soltanto argomento di conferenze stampa e poi non c'è il contatto con le persone. Di questo va a tuo merito, Anito, per aver individuato questo argomento a conclusione del progetto.
Poi faremo una riflessione con il sindaco di Carapelli e con i, per i cinque realisti, e direi che per la competenza acquisita possa chiudere l'ex presidente della provincia di Campobasso, Chieffo, che peraltro è venuto qui apposta per parlare con noi, e io credo insomma, che vada ringraziato per questo motivo. Colgo l'occasione per ringraziare anche il senatore Astori, che è qui con noi, il senatore del Molise, è originario di una città che a noi molto nel cuore, che è San Giuliano di Puglia, e quella è una cicatrice. È una cicatrice che portiamo anche noi, perché siamo, come dire, noi siamo persone, quindi ecco, pesante, pesante. Allora, do la parola al sindaco Tarantino per il suo saluto, poi Maffione per il suo breve saluto, non devi superare il sindaco, mi raccomando, perché il sindaco è più importante, e poi facciamo intervenire l'ingegnere di prego. Grazie. Grazie dottor Santigliano, bellissime parole, concordo tutto quello che hai detto. Io saluto tutti quanti i cittadini di Ortanova intervenuti stasera, ma anche quelli che sono intervenuti in questa settimana. L'assessore mi ha relazionato quello che è accaduto in questa settimana, mi ha parlato di cose veramente straordinarie, cose che a Ortanova forse per la verità non era mai accaduto, e beh, è questo quello che io mi auguro, che Ortanova diventi se dicessi la capitale della cultura, esagererei tanto, però voglio dire diventasse Ortanova il punto di riferimento della cultura della provincia di Foggia. Questo io sono orgoglioso, e va la mia congratulazione ad Annito Di Pietro, al dottor Campanaro, che tanto, tanto, tanto si spendono per per queste manifestazioni di cultura, e che da anni stanno portando avanti egregiamente. E noi come ortesi, io oggi rappresentante, primo cittadino di Ortanova, non posso che essere orgoglioso di questa situazione benevola per il paese. È una iniezione di apprendimento, di fiducia in questi momenti sempre più deboli, in questi momenti sempre più sconfortanti, dove per la verità la cultura viene messa sotto i piedi e si dà spazio a tante calunnie, a tante dicerie, a tante cattiverie. Io sono orgoglioso di essere ortese, sono contento di essere stasera in mezzo a voi a chiudere una settimana favolosa. Mi hanno raccontato che c'è stato di tutto e di più, hanno proiettato un filmato, hanno fatto vedere artisti, opere d'arte, ricami, libri, poesie, come hai detto tu Annito, e beh, questo mi riempie di orgoglio, e mi auguro che l'associazione ortese possa sempre andare avanti, perché con Dino Tarantino e l'amministrazione Tarantino starà sempre vicino a questa associazione, perché noi vogliamo dare un passo diverso rispetto a prima. Questo è l'augurio che faccio all'associazione e a tanti amici che hanno sempre il piacere e la voglia di apprendere. Grazie. Dopo l'occasione mi dedicavo, porto i saluti del sindaco di Foggia, Franco Landella, perché purtroppo per impegni istituzionali non ha potuto partecipare a questa bellissima manifestazione. CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche recupero dati cancellati e creazioni siti web.
CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, Team, Telecom, Vodafone e Linken. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica in via Lanza ad Ortanova, telefono 0885 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. Sta raccogliendo dei film per la candidatura, forse sarà anche questo. si devono presentare le liste entro domani mattina. Allora, Nicola Maffioni, assessore alla cultura del 8 aprile. Salve, io ho avuto modo di dire tante cose in queste serate e chiaramente ho accettato positivamente l'invito dell'Ortese, quindi del suo redattore Anido Di Pietro, ad organizzare la settimana della cultura, e volendo fare un consuntivo posso dire oggi che dobbiamo assolutamente potenziarla per l'anno prossimo, perché nessuno di noi, almeno quelli che hanno partecipato, si sono annoiati. Io sin dalle prime battute, voi come sapete noi siamo una neo amministrazione, dalle prime battute ho chiamato tutte le associazioni presenti sul territorio e ho cercato di metterle già in collaborazione. Dico questo perché di solito sono le associazioni che si avvicinano all'assessore o all'amministrazione. Noi invece abbiamo agito in modo contrario, abbiamo chiamato subito le associazioni per farle partecipi della nostra azione amministrativa. Questo per dire che no, la nostra sarà un'azione forte nel settore della cultura, così come negli altri settori. Sarà il nostro fiore all'occhiello, quindi faremo tutto ciò che ci è possibile nei limiti della spesa, che purtroppo è molto limitata a seguito, come sapete, del patto di stabilità che ci deriva dall'Europa. Oggi concludiamo quindi con un tema molto importante, la Moldavia, e se mi sarà possibile, dopo leggerò una lettera che io ho scovato facendo un po', girando un po' su internet, che risale al 1947, per dire quanto era già attuale questo tema nel 1947, una lettera scritta sul giornale L'Avanti di allora, e quindi dopo la vorrò leggere e vi renderete conto dell'attualità di questo problema. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Allora, è riportato. Allora, io direi adesso di dare la parola ad Amadeo, 15 minuti, Amadeo, così puoi farne altri 5 massimo, e illustrare il progetto della Moldavia. Prego. Dunque, innanzitutto ringrazio il comitato organizzatore di questa bella manifestazione che si è svolta, che si è voluta chiudere con un dibattito sul progetto Moldavia, ed in particolare il nostro referente Anido Di Pietro che ci ha invitato. Il progetto è nato a seguito dell'approvazione della legge costituzionale numero 3 del 18 ottobre 2001, quindi sono passati 13 anni, recante modifiche al titolo quinto parte seconda della Costituzione, che decentrava alle regioni ampie competenze in materia amministrativa, legislativa e fiscale, con l'obiettivo di perseguire un elevato grado di autonomia finanziaria e gestionale delle stesse. Se questo decentramento andava incontro alle esigenze, e oserei dire alle pretese, delle grandi regioni dietro la spinta federalista della Lega Nord, per il Molise, regione più piccola d'Italia a statuto ordinario, con appena 314.726 abitanti, stando all'ultima data del 31/12/2013, ed un territorio di 4.438 km2, questo si traduceva in un enorme rischio per la sua stessa sopravvivenza. D'altra parte, anche la Capitanata, con i suoi 638.041 abitanti del giugno 2012, ed un territorio di 6.965 km2, a seguito dell'istituzione delle regioni a statuto ordinario del 1970, ha assistito al suo continuo depauperamento ad opera della gestione faricentrica della Regione Puglia, che ne ha spogliato i più importanti centri direzionali e gestionali, quali distretto militare, distretto Enel e Telecom, sede provinciale della Banca d'Italia, officine grandi riparazioni delle ferrovie statali, Ispettorato sanitario delle ferrovie statali,
previsto bypass ferroviario della stazione di Foggia sulla linea Bari-Napoli ad alta velocità, soppressione di corse e treni sulla Foggia, sulla linea Foggia-Roma, soppressione fermate treni a San Severo, mancato completamento della predella di raccordo A14-A16, mancato completamento della Litorena nord del Gargano, mancata realizzazione della chita di piano di limiti, occupazione dell'università e dei presidi sanitari d'Auni, e per finire mancata riqualificazione e potenziamento del porto di Manfredonia e boicottaggio dell'aeroporto Gino Lisa al fine di salvaguardare gli interessi del porto ed aeroporto barese. Oltretutto, questo è molto importante, questo capoverso, per la sua scarsa densità abitativa, con appena 91,600 abitanti per chilometro quadrato, prossima a quella del Molise che conta 70,916 abitanti per chilometro quadrato, ma a meno di un terzo rispetto a quella della restante parte della Puglia sud dell'Ofanto, che sale a 274,726 abitanti per chilometro quadrato. Ci vedete che in effetti 3 per 9 fa 27, noi a sud dell'Ofanto abbiamo una densità di 274,72 abitanti per chilometro quadrato, cioè sono tre volte la densità della Capitanata. La rappresentanza, quindi, in funzione di questo problema, la rappresentanza della Capitanata in seno al Consiglio regionale si riduce ad appena il 14,28%. A fronte del suo vasto territorio pari al 35,64% dell'intero territorio regionale, per giunta gravato da pesanti problemi idrogeologici di cui parlavamo poc'anzi con il vostro ingegnere. Al di là quindi di validissime considerazioni storiche, etniche, linguistiche, di usi e costumi comuni acquisiti in oltre 5 secoli di scambi commerciali per via della transumanza, le condizioni di reciproca sofferenza per i motivi di cui innanzi, unite alla complementarietà di risorse naturali, acqua del Molise e territorio della Capitanata, al reciproco interesse sulla gestione della diga di Occhito e su quella da realizzare a piano dei limiti, agli interessi comuni sull'approvvigionamento e gestione delle isole Trenti e sull'alimentazione dello zuccherificio di Termoli come barbabietola della Capitanata, e dall'interesse di quest'ultima a raggiungere la capitale Roma con linee stradali e ferroviarie attraversando il Molise, hanno fatto scattare in me l'idea di un possibile distacco della Capitanata dalla Puglia per la sua aggregazione al Molise, idea peraltro confortata anche dalla recente ipotesi ventilata appunto dalla Società Geografica Italiana di suddividere l'Italia in 36 mini regioni, una delle quali prevede appunto l'aggregazione delle province di Campobasso e di Foggia. Se ce ne fosse stato bisogno, quindi abbiamo l'avallo e il riconoscimento a livello nazionale di un istituto storiografico di valenza nazionale. Questo è un progetto ambizioso che, al di là dei beceri sterili campanilismi, consentirebbe la costituzione di una regione pesante e rappresentativa, avendo una consistenza territoriale di 11.400 km2, a fronte di una popolazione di 952.767 abitanti, in grado di competere ad armi pari con tutte le altre regioni italiane. E questo senza contare su future possibili aggregazioni di frange territoriali abruzzesi, casertane, beneventane, irpine e lucane, che già premono le porte del Molise e della Capitanata. Chiudo, approfittando della circostanza, questo è importante, per esortare il sindaco Landella a mantenere gli impegni presi col movimento Montagna e di conseguenza, al fine di rendere più agevole e spedito l'iter referendario, esorto i sindaci presenti e anche quelli assenti, devo dire, al di là della loro professione politica, a sostenere la candidatura di Landella alla presidenza della provincia di Foggia, nonché ad aprire le loro aule consigliari per un dibattito più approfondito sulle prospettive dell'autonomia legate al progetto Montagna. Nel contempo mi auguro che l'onorevole Gianni Moncieri, che doveva essere qui però non ci sta, io questo l'ho preparato qui, mi auguro quindi che l'onorevole Gianni Moncieri, titolare assoluto di Telefoggia, voglia sostenere il progetto offrendo al movimento Montagna un pulpito televisivo per la sua necessaria divulgazione.
Infine rivolgo un appello anche agli illustri ospiti molisani che ci hanno onorato della loro presenza, perché prendano coraggio ed escano allo scoperto in difesa del progetto Moldavia anche sul loro territorio, organizzando convegni e tavole rotonde alle quali assicuriamo fin da ora la nostra presenza per un confronto a tutto campo con le varie ipotesi di aggregazioni che circolano nel Molise. Molisagno, Maiella Madre, macro regione costituita da Abruzzo, Marche, Molise. Penso che non ci ho lasciato nessuna componente. Chiedo scusa, sono una cosa, visto che l'ingegnere ha chiamato in causa il sindaco di Foggia Vandella, tengo a dire quello che Vandella mi ha appena detto, che ha preparato già un atto deliberativo da portare in consiglio comunale, nel primo consiglio comunale utile, per appunto provvedere a questa linea. Cioè per aprire una discussione. Vabbè, grazie a Amodeo, tutto come dire, tutto contro Bali, molte cose sono condivisibili, altre onestamente, come dire, dal mio punto di vista vanno puntualizzate, che anche in Italia non dipendono dal baricentrismo della regione, ma sono state riorganizzate dal tesoro, e tuttavia Foggia e la sua provincia sono una delle tre province italiane che hanno mantenuto la sede insieme a Bergamo e a Cosenza, tutte le altre province che hanno perso. Sono invece concordo molto sulle scelte geopolitiche riguardo ai trasporti, ma non è una cosa di oggi. Io non ho mai capito per quale motivo il presidente Vendola si è, come dire, affezionato a questo progetto della Bari-Napoli, che poi è un progetto, sarebbe la Foggia-Napoli, perché Bari non ha la linea con Napoli, non esiste proprio tecnicamente, e invece la vogliono bypassare, e non si è mai, come dire, innamorato del progetto deliberato anche dal Molise di fare invece la ferrovia Foggia-Campobasso-Roma, che fa risparmiare 104 km, alto e alta velocità, voglio dire, cioè noi dobbiamo andare giù per poi risalire, quando invece si potrebbe fare la diagonale. Questo è il segnale che c'è qualcosa che va un po', come dire, oltre. La discussione è aperta, adesso abbiamo ovviamente dei contributi sulla relazione di Amodeo, che vorrei ascoltare subito un sindaco e anche il presidente dell'Unione dei Cinque Reali Sindaco, sindaco Capuozzo. Qui c'è proprio un esempio di unione, no? Dei cinque comuni che si sono messi insieme e stanno tentando di fare qualcosa insieme. Riflessione su questa proposta, prego. Vediamo che la montagna non procede come sta procedendo l'Unione, così per non per il ghiaccio. 10 anni che lavoriamo, poi da quando? No. E noi ne sono 18, i 5 mesi da 18 anni. È più aggiornato di me, per cui. Però diciamo che io condivido molto, diciamo, l'iniziativa, perché intanto sono campano di origine in un paese proprio al confine con, ecco, dell'entroterra, diciamo, del Beneventano, del Lianese, provincia di Foggia. Perfetto. Allora, il problema reale di queste motivazioni, di questi problemi, arriviamo già con 30 anni di ritardo, 30, 40 forse. Oggi io non vedo una classe dirigente, anche perché grazie al sistema elettorale prendono persone da Milano, le candide di Puglia, dalla Puglia le candide dall'altra parte, insomma manca proprio la dirigenza, e con i vuoti di dirigenza non si va da nessuna parte, al di là dei nostri convegni, delle nostre proposte, di tutto questo. Però ci vuole poi chi materialmente, fisicamente, è nell'ambito regionale, è nell'ambito nazionale e anche l'ambito europeo, vanno a fare le proposte operative. Parlare di queste cose, mi sto rendendo conto,
Dino è un mese che sta nell'unione dei comuni. Io dalla prima riunione fatta all'unione dei comuni, dalla prima, se stiamo qua per giocare, per vederci una volta a settimana, io non vedo. Allora, l'unione dei comuni è uno strumento che può interloquire direttamente con la regione, lo Stato e anche con Bruxelles, corsia preferenziale. Che cosa manca all'unione per procedere in questa direzione? La struttura. Manca la struttura. I comuni fanno fatica a capire che devono portare dei servizi nell'ambito dell'Unione, c'è un solo corpo di vigili urbani, un solo ufficio tecnico, è problematico, per interessi diversi naturalmente, perché se dice a quello di Stornarelle, deve venire a Ostano a lavorare, ci vuole veramente coraggio, ma soprattutto convinzione, per cui ho forti dubbi che al di là della, ringrazio pure le presenze di tutti quanti gli intervenuti e quei relatori che sono intervenuti e che interverranno ancora, ma qua bisogna partire veramente dalla base, costituire un comitato promotore, ma non a chiacchiere, cioè devono fare come si faceva una volta con i partiti veri che andavano nei comuni a rompere le scatole alla gente, a far capire perché c'è l'utilità. Perché non servono a niente. Io queste cose che sto dicendo qua sento di dirlo, perché lui può fare dell'unione dei comuni, non facciamo un benedetto calo di niente. 4 mesi non siamo stati in grado di fare una riunione. Allora se non prendiamo coscienza di queste cose, parlare della montagna, quanti soldi abbiamo, un reggimento 300 persone, andare in giro comune per comune, a San Giorgio la Molara, a Guglielmo, a Campobasso, a Caschi Luis, questo bisogna fare, e se no stiamo veramente a prenderci in giro. Ma Montagna, dove andiamo? Io voi domani mattina conto per un consigliere di Cappella, arriviamo alla Montagna per fare che cosa? Dobbiamo dargli la sostanza alla proposta, se no veramente facciamo accademia, che gran senso. Che oggi è domenica, stiamo qua, sono noi e stiamo qua. A fare cosa? A parte il piacere di vedere tutti i stati bianchi che vedete da 30 anni, quindi che vedete che c'è uscito da 40 anni. Cioè, io questo mi sono. Quando stiamo amici, erano tutti mobilitati. Io non è che ho avuto paura di fare la lista contro il centro russo, o ce l'ho mandato a dire. Sono andato a fare, al complesso regionale ho fatto la lista contro il russo. E là è successo la catacomba di Russo, cioè è finito Russo, Ma se non partiamo da questa volontà, da questa forza di proporre, di agire, non andiamo veramente da nessuna parte. Io non so quante volte mi ha seguito, ma quello che mio, ogni volta che stiamo a fare qua, non c'è. Eppure uno strumento equivalente, senza poteri gestionali, a quello che c'è la regione, io posso interloquire con l'unione con la legge. E come si fa a spiegare ai miei colleghi che si può fare? È una cosa inesistente, insomma. Allora, vediamo un po' di concertare bene le cose, al di là di queste assemblee che sono utili per la presenza di personaggi che hanno svolto già un'attività politica, che stanno in mezzo alle cose, che conoscono i territori, questo e quest'altro. Noi, come provincia di fuori, non siamo manco con niente. Ah, pure, finisce l'opera. La balletta scendere giù. È un'altra storia, è un'altra regione, è un altro Stato. Voi decisi di parlare proprio dell'Africa. No, è una verità. Che c'entriamo noi con gli accenti? Se i nostri politici si sono asserviti anche ai recenti, ma che cosa hanno portato in provincia di Foggia i nostri amici consiglieri regionali, la classe dirigente regionale, maggioranza di me? Che cosa hanno portato? La colpa è nostra. Se non fosse vissuto Vincenzo Russo, stavamo all'età della pietra in provincia di Foggia. Non so se è dentro di me. Ecco, allora se o cambiamo cervello, veramente dobbiamo mettere a disposizione, ma darsi da fare fortuna.
ma ormai da quest'anno i contadini che un po' non mangiavo più di loro e a mai spiegato anche più utile questa cosa qua. Allora se si fa questo, nasce la montagna, non tra un mese, nasce un mese fa. Ma se facciamo soltanto le riunioni fra di noi, la montagna non nasce mai. Vi ringrazio per lo sforzo, prendetelo veramente come un sforzo. Sanguigno, è importantissimo, ci vogliono le persone preparate, giustamente come dice lei, preparate in un certo progetto. Dalle parole di Capozzo si emerge con chiarezza che qui non si possa entrare la colpa agli altri, no? Cominciamo a guardare in casa nostra quanti hanno fatto carriera ai danni del territorio, mentre prima si faceva carriera con il territorio, no? Questo è il concetto, credo. Che questo credo che è il concetto da sviluppare. Grazie per questo primo contributo, abbiamo anche una riflessione di Biagio Gallo, prego l'assessore venga qui, magari fa posto il suo collega. Buonasera, buonasera a tutti. È fuori dai 5 Allora, io volevo partire da una considerazione, che ascoltare un obbligo, no? Cioè, anzi, parlare è un obbligo, ascoltare è un'arte, l'ho letto di poco fa, no? E io vorrei partire da questa riflessione, perché? Perché molte volte noi non siamo capaci di ascoltare gli altri. Parliamo, no? Perché ci piace metterci in mostra e fregarsene un pochettino di quello che gli altri, giustamente, a buona ragione, dicono. Piccola premessa. Guardando questa, no? Vedo questa Puglia che a un certo punto si spezza, ahimè. E allora mi viene in mente un quadro, diciamo, della civiltà contadina, se vogliamo. Un albero che a un certo punto perde qualcosa, perde dei rami, no? Invece io vedrei un albero in ottima salute, cioè la Puglia, tutta quanta intera, con un innesto favoloso che ci dà qualcosa che va oltre quello che stiamo raccogliendo, il Molise, che veramente, devo dire, è pieno di storia, è pieno di assonanze per quanto riguarda anche l'aspetto culturale, come diceva il dottor Sanghigliano, del quale io ho condiviso tutto, no? Però io dico, io sono Astro di Satriano, sono della Daunia, nel mio territorio sono venute fuori delle ricchezze notevoli, no? Della civiltà dei Dalmi, dove vedo anche il pittore Ascolano, che poi guarda caso è similare al pittore di Taranto, due realtà lontane ma così vicine che si accostano poi ad un mondo che è la Grecia, la Magna Grecia. Mi vengono un pochettino i brividi a vedere questo ramo che si spezza, no? Allora, a proposito di quello che diceva Capozzo prima, sarebbe bello, ma veramente bello, metterci passione, impegno, credere in quello che si fa. Andremo molto, molto più lontano. Io devo dire che a me piace imparare da tutti. Io ho imparato tanto da questo territorio così lontano, 350 chilometri, ma così vicino, che ci ha dato, secondo me, tanto. Allora a questo punto ci si interroga, ma la provincia di Foggia in tutti questi anni che ha fatto? Dov'era con i suoi uomini? Cosa ha realizzato? No? E mi accosta a quello che dice Capozzo. Evidentemente noi pensavamo a campare un giorno da leone e 100 anni da pecore, mentre gli altri sapevano attraverso il loro cervello cosa volevano fare, cosa volevano dire e proiettarsi per un futuro tutto quanto lo scritto. E adesso noi vediamo che questo Salento meraviglioso, questa Bari, no, io non la vedo così nemica, la vedo operosa, la vedo piena di idee, che poi alla fine ha trovato evidentemente uomini che hanno saputo lavorare. Noi dovremmo cercare di rompere determinati equilibri, squilibri da questo punto di vista, attraverso la nostra forza, attraverso la nostra creatività, attraverso, come dicevo, la nostra passione. E
e penso che dovremmo affermarci molto bene, no? Come Daunia, noi abbiamo tantissimo da dire, da dare, abbiamo la storia, abbiamo il paesaggio, abbiamo il Gargano, abbiamo l'archeologia, abbiamo tanto, lo dobbiamo solo saper presentare, prospettare ed imporre se vogliamo. Io faccio una piccola riflessione, sì, e chiudo, sono assessore da circa 15 anni, sempre alla cultura, ma ultimamente mi sto prendendo delle grosse soddisfazioni, sapete perché? Perché sono un pochettino più libero nei miei movimenti e sono riuscito a dialogare con il ministero, con la sovrintendenza, e tutte queste realtà, entità che sembravano così lontane, di fatto erano davvero vicine, amiche, e che ci hanno aperto degli orizzonti veramente straordinari. Con questo che voglio dire? Che tutto dipende da noi, grazie. Ti alzi stanco, affaticato, hai dolori muscolari in genere? Materassi TD ha la soluzione ideale ai tuoi problemi di schiena, con le sue sedie ad Ortanova in Viale Noci 110, strada Mercato, e Cirignola via Venezia 5, vicino all'acquedotto. TD vi invita a provare il materasso giusto per le vostre esigenze, ampia gamma su tutti i tipi di materassi, memory, lattice, poliuretano, molle insacchettate, molle Bonel e tanti altri modelli. Ampia gamma sulle reti a doghe per un sano e corretto riposo. Agevolazioni fiscali per portatori di handicap e disabili, sia su reti a doghe motorizzate che materassi. Riserviamo per questo periodo uno sconto per il tuo vecchio materasso acquistando il nuovo. Venite a visitarci, garanzia, assistenza e prodotti certificati a vostro servizio. TD, un consiglio giusto da uno staff di professionisti. Vi aspettiamo. Grazie a Giancarlo. Adesso facciamo parlare, mi permetti, Michele, i nostri ospiti che arrivano da lontano. Volevo una breve riflessione del senatore Astori, se voleva proprio fare dire due parole, perché ho visto che prendeva degli appunti, poi chiedo, prego. Sì, grazie, io devo ringraziare chi mi ha trascinato benevolmente qui, perché credo che sia un argomento interessante da sviluppare. Io sono venuto a contatto con la problematica 10 anni fa, tramite un amico di Torre Maggiore che mi inviò qualche appunto, e credo che questo discorso che voi fate stasera e che noi facciamo stasera debba essere inquadrato non in un atteggiamento egoistico, altrimenti perdiamo tutto. Anche nel Molise ci sono frange di territorio che per dispetto vogliono in Abruzzo, chi vuole venire in Puglia, ecco, non si fa così. Noi dobbiamo invece puntare nell'ambito di un riordino dello Stato a ridisegnare le regioni. Questa è una grande sfida che secondo me ci si pone davanti. Io credo che i nostri padri costituenti, sarò breve, insomma, anche se l'argomento ci porta ad alcune riflessioni forti, i nostri padri costituenti quando hanno inventato il regionalismo, anzi io direi ai sindaci l'autonomia, noi siamo lo Stato delle autonomie, la Lega spesso lo dimentica, il mio amico Calderoli in commissione federalismo dove stavo io, spesso i litigi erano questi, la cultura cattolica di cui io faccio parte aveva inventato con Costuzzo ed altri il grande stato delle autonomie con al centro il comune. Oggi noi abbiamo la pari dignità del comune, della regione e dello stato, che le province oramai insomma, si sa che oramai sono quasi tutti d'accordo, voi sapete che c'è la discussione se mantenere la provincia o la regione. La scelta è stata questa. E allora, riscoprendo lo stato delle autonomie, io credo che vadano ridisegnate queste regioni, non per dispetto, ma per esaltarne la identità territoriale. Vedete, io credo che un territorio, che cosa sta avvenendo oggi in Medio Oriente? Faccio un esempio per farmi capire bene. Qualcuno, appena dopo la guerra, gli ex stati coloniali hanno tracciato con la matita facendo stati, staterelli e così via, dimenticandosi l'identità dei popoli, ma al di là del terrorismo che va condannato, ma alcune guerre, alcune rivoluzioni sono dovute all'identità tipo i curdi che chiedono la loro identità. Allora, nell'ambito di questa discussione vogliamo porlo sul tavolo, al di là di chi dice che il Molise deve passare in Abruzzo, deve passare con la Puglia, al di là di chi dice che
possono starci. È un errore. Qualcuno qualche anno fa voleva cancellare i comuni, dicendo partiamo da Cinquevita, sono errori, le identità non si cancellano. In Francia tenete conto che esistono 34.000 piccoli comuni, è chiaro che hanno inventate forme aggregative e così. Allora, se vogliamo ridisegnarla questa regione, dobbiamo puntare sulla identità della mia regione, insieme alla vostra, insieme ad altri territori. È una pari dignità di tutti. E poi faccia 900.000 abitanti, faccia 100.000 abitanti. Io in polemica con Calderoli, Antonio lo sa bene, ci sono qualcuno di voi tramite internet può andare a prendere qualche mio discorso in aula, quando contestavo che le piccole regioni devono essere cancellate. Sono errori, sono errori, vanno cancellate se non rappresentano l'identità di un popolo. E quando io gli dicevo che negli Stati Uniti esiste la California e esiste lo Shire, che in Canada esiste il Labrador come stato, addirittura che fa poco, decine di migliaia di abitanti, esiste il Quebec ed altri, così Francia, così land tedeschi e così via. E allora questo dobbiamo costruire, facciamo un comitato promotore che ridisegna le regioni e intorno al Molise io credo che possa certamente portare avanti una grande identità, la identità del territorio molisano insieme alla Sangha, insieme alla Daunia, insieme a queste identità che sono venute fuori di qua. Bisogna porlo questo problema, se non lo poniamo adesso non lo porremo mai. Perché per esempio è giusto secondo voi, vorrei dire tanto, ma è giusto secondo voi che ci siano ancora le regioni a statuto speciale? Ma stiamo scherzando? No, ma la gente non sa cosa vuol dire regione a statuto speciale. Serviva nel 46, serviva nel 48, servivano negli anni 50, perché regioni di confine ed altro dovevano avere, oggi prendono per esempio per la sanità il Trentino Alto Adige, prende il doppio di una regione di pari qualità, per esempio. Allora vanno ridisegnate nell'ambito, tutte le regioni devono avere una certa autonomia, ridisegniamole, piccolo non è vero che non si può gestire, dipende da una certa e chiudo, è difficile oggi fare questo discorso quando la classe regionale, io ho fatto parte per 10 anni, sono stato pure assessore alla sanità della mia regione, non ha dato prova di comportamenti lineari e moralmente sani. Ecco perché forse ci troviamo in difficoltà. Ma vogliamo, tramite i comuni, costituiamo un comitato promotore, io sono il primo da dirvi, io credo che si possa fare questo discorso. Ma attenzione, non dispetti. Se io vado alla Agnone, per esempio, chiudo, dalla mia regione, quando vogliamo chiudere l'ospedale, dici no, io me ne vado in Abruzzo. Non siamo credibili per chi c'è questa cosa, non siamo, ma è credibili. Questo è quello che dobbiamo portare avanti. Pertanto grazie all'ingegnere, grazie a chi ha posto questo problema, e questo problema credo che lo possiamo benissimo portare avanti nell'ambito non di una riduzione astratta ed economica del numero delle regioni. Non ci cadiamo in questo trucco. Non si riducono le regioni, lo Sassuolo, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, per chissà quale risparmio. L'identità di un popolo vale più di 1.000 lire che lo Stato deve spendere. Grazie, grazie senatore, grazie un attimo. Molte cose, il senatore invita tutti a cedere qualcosa, perché se non si cede qualcosa non si parte, quindi non si va. Ma sono molto condivido molto quello che ha detto sulle rappresentanze, perché c'è anche la mia è una categoria che fa molto, come dire, non spiega da questo punto di vista sui le rappresentanze vanno tutelate, i comuni devono avere i sindaci, poi possono mettere insieme il corpo di polizia municipale, ma questo è un altro discorso. Il costo della politica, vedete, anche sull'idea dell'abolizione delle province, non è lo stipendio di un sindaco, un genitore, un assessore, il costo della politica sono le scelte sbagliate.
se uno sbaglia a fare una discarica o fa fallire un'azienda municipale come quella di Foggia dell'Amica, no? La più grande azienda di servizi della raccolta dei rifiuti della capitale, quella è una scelta sbagliata, non è lo stipendio. Vabbè, il presidente della provincia uscente non porta a casa la pensione, ha fatto il suo, si può lavorare, puoi fare come volontariato, puoi avere soltanto la, come dire, il rimborso sì, ma negare la rappresentanza è una stupidità senza una cioè, fare il consiglio provinciale di 12 componenti adesso potevi farlo di 20, visto che non prendono, qual è il problema? Lo facevi di 20, no? Magari facevi eleggere il presidente direttamente dei cittadini, in modo da dargli una dignità diretta, no? Un coinvolgimento diretto. Ma certe cose a volte sono, come dire, servono per alzare il polverone, però non risolvono una questione. Ripeto, io ho una convinzione di fondo da tanto tempo. Il costo della politica non è l'appannaggio, non è la diaria, quello si può rivedere, si può portare agli standard europei, agli standard, come dire, italiani. I veri costi della politica sono i politici che fanno le scelte sbagliate e con loro i dirigenti apicali, che oggi sono una nuova classe di mandarini italiani che comandano veramente, non rispondono mai delle loro scelte. E quando si ritrova un dirigente con un sindaco di centrodestra, un sindaco di centrosinistra, il cittadino manda a casa il sindaco di centrodestra perché ha fallito, ma non manda a casa lui. E questo credo che sia, come dire, un dato su cui riflettere. Prego, Chieffo, poi per arrivare. Grazie. Buonasera a tutti, sarò anch'io telegrafico perché mi rendo conto che l'ora è tarda, ma mi corre l'obbligo innanzitutto di dire grazie al presidente dell'Associazione Culturale Lortese che ci ha permesso questa sera questa discussione che credo sia utilissima. Ringrazio e saluto il sindaco e attraverso lui tutti i cittadini di Ortanova e tutti i presenti. Un ringraziamento particolare all'ingegnere Amodeo perché mi ha trascinato, anche se mi ha benevolmente punzecchiato su quest'idea, creandomi problemi anche nella mia realtà, perché qualcuno diceva: ma che intenzioni c'hai? Perché c'è da buttare là? Perché c'è... Io sono un grande idealista, uno che ha fatto politica insieme all'amico Peppino con tanta passione e che girava con la macchina proprio quando faceva il presidente della provincia. Oggi si tenta di esaltare le persone che risparmiano, non aumentando mai l'indennità e camminando con la macchina mia. E qualcuno 20 anni fa, quando venivo a Foggia con la mia macchina, mi diceva: cioè, ma tu fai cadere di dignità l'istituzione, come cambiano i tempi. Oggi si fa vedere Renzi che arriva con la bicicletta o qualcun altro, cioè, c'è stato chi queste cose le ha pensate, le ha fatte, le ha attuate, perché era stato educato così, perché l'Azione Cattolica, non me ne voglia chi può pensarlo diversamente, ci diceva queste cose. Quindi una grande passione civile ci ha portato questa sera a discutere qui, come negli anni passati, a discutere dei temi ai quali i presenti, in particolare il senatore Astore e l'ingegnere Amodeo, parlarono. Ecco, io voglio dire della mia passione, del mio convincimento che questi temi vadano affrontati per le ragioni che sono state dette. Non possiamo assolutamente uccidere qualche cosa che appartiene alla storia. Oggi io sono personalmente contrario, ma per le cose che sono state dette, non per un fatto di campanile. Una regione piccola come Molise ha fatto tanto per ottenere l'autonomia. Oggi che cosa si propone la macro regione adriatica? Andare fino ad Ancona. E se prima eravamo appendice dell'Abruzzo, oggi che cosa saremo? Quindi non è la richiesta di Moldavia o del Beneventano per poter contare, ma proprio per questa identità che c'è, storica, culturale ed economica rispetto a questi temi. E consentitemi di dire che queste cose non sono state assolutamente affermate così o stasera vengono decantate, ma ho avuto l'onore, mi fa piacere che il nostro moderatore, che ringrazio, abbia fatto riferimento al presidente Pellegrino. Noi diversi anni fa, insieme all'onorevole Nardone, all'ingegnere Maselli, abbiamo avuto quella idea, pur di colori politici diversi, ma abbiamo lavorato insieme nell'ottica alla quale si faceva riferimento, cercando di risparmiare, di ottenere dei soldi insieme, il patto territoriale europeo che portasse dei soldi in questi territori. Quindi io, riguardando al passato,
devo dire con soddisfazione che queste idee, questa lungimiranza, perché quella del politico non è solo quella di gestire il presente, ma avere la capacità di immaginare che cosa potrà accadere. Allora su questi temi abbiamo discusso, io mi impegno e ti dico con grande sincerità, caro ingegnere, che adesso anche la libertà mi consente di poter parlare di questi temi con maggiore energia. Io non so che cosa accadrà, ma la storia alla quale il moderatore e tanti hanno fatto riferimento lo dice. Il senatore Astore è sfuggito, lui abita, è nato, ha fatto il sindaco, vive a San Giuliano di Puglia. Che cosa significa? È nel Molise. Che cosa significa? Il mio paese, Colle d'Orto, che ha i confini con Casalnuovo, faceva parte della capitanata, cioè insieme a questi territori. Allora vuol dire che noi vogliamo rilanciare questa identità, vogliamo rilanciare questi temi per far sì che questa gente possa non solo vivere meglio, non solo attuare i principi e gli ideali ai quali faceva riferimento, ma perché la storia questo ce lo insegna. Ritornando alle quattro province, insieme noi abbiamo messo dei contributi per rilanciare l'aeroporto Giro Lisa, perché pensando e immaginando che ogni territorio non deve sperperare. Nel Molise non posso immaginare che ci sia un aeroporto, non è consentito da nessuna legge né economica, però poter far sì che raggiungiamo, come possiamo raggiungere in tre quarti d'ora Foggia, e quindi potenziare con l'aeroporto, era importante. Io da presidente della provincia ho messo dei soldi per la costituzione di una società che rilanciasse il Giro Lisa. Questo significa, e mi fa piacere, e consentitemi anche un pizzico di emozione con orgoglio, di pensare che eravamo stati antesignanti questi temi, con atti concreti avevamo discusso, e lei benissimo ha seguito questa attività delle quattro province. E allora ho richiamato, ecco, anche con qualche esempio, dai nomi, dalle attività che veniva fatta, dalla stessa identità culturale alla quale facevo riferimento e amministrativa, perché insieme abbiamo fatto cose che in quegli anni si sono detto poco, perché poco interessava anche a certa stampa e a certa informazione che guarda limitatamente o a chi politico poteva solo immaginare di conservare il proprio status e la paura di perdere dei voti. Fare politica, Mendes France, un grande primo ministro francese, diceva governare e scegliere, fare delle scelte che siano importanti per il territorio. Mi fermo perché mi rendo conto che la domenica sera alle 8 già la gente ha avuto questa educazione a poter rimanere. Allora l'obbligo mio è fermarmi, ma vi voglio trasmettere la grande idealità, la grande passione civile e il grande convincimento che questo progetto porta dietro per il benessere dei propri cittadini, perché su questo bisogna lavorare. E chiudo con una frase, facendomi alle belle parole che il presidente dell'associazione ha detto, richiamando un po' i poeti che scrivono in vernacolo. Ho letto che ci sarà la premiazione di qualcuno che degli ortesi che sono sparsi nel mondo. Io ho fatto l'assessore anche ai molisani nel mondo, ho avuto modo da presidente e da sindaco di 27 anni di girare con i soldi miei le comunità. Noi siamo in Molise 900.000 persone che sono sparse nel mondo, il Molise ne fa 300.000, quindi in ogni angolo della terra, come ci saranno gli abitanti di Ortanova e di tanti altri paesi. Ecco, a quelli dobbiamo far riferimento, perché noi abbiamo i primi ambasciatori nei nostri concittadini. Questo non siamo mai riusciti a valorizzarlo, nel meridione. E allora, nel dire che Molise auspica quest'unione, mi consenta di terminare con una frase che un nostro poeta, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere e poter valorizzare i suoi scritti e i suoi libri, Emilio Spensieri, diceva del Molise. Quindi il Molise si pone nei confronti della Laurea in questa maniera, presentandosi con molta umiltà ma anche con grande determinazione. Il Molise è mar, montagne e sciun, si capisce bene, gente calabrianza, misto un sorriso, questo è da sempre, questo è il Molise. Grazie. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Breve però, un minuto, le domande si possono fare un minuto. Buonasera a tutti, io sono un cittadino, un imprenditore agricolo, nonché cioè, costitutore di un movimento politico-culturale. Ortano, cioè, mi siedo che sono un po' dolore della sciatica e tanto mi ascoltano tutti. Voglio ringraziare.
ringraziare veramente ma profondo del cuore, cioè stavo dicendo prima, sono anche costitutore di un movimento politico-culturale, Ortanova prima di tutto, proprio perché questo movimento pone al centro del problema non una faziosità politica ma l'interesse del bene comune. Prima domanda, volevo fare un ringraziamento all'amministrazione e a tutti voi, perché questo incontro è praticamente la sintesi della nostra azione politica che quotidianamente stiamo facendo sul territorio, specie su internet, dalla battaglia della chiusura, diciamo, dell'università Foggia che abbiamo fatto con i ragazzi dell'università di ingegneria, al genio civile, cioè all'aeroporto. Sarò breve, concordo pienamente sulla questione culturale che ha detto il senatore. È una questione di cultura che ci divide. Per questo motivo siamo state vittime per tanti anni del baricentrismo. E senza essere demagogico, voglio fare un esempio banale. La delinquenza è dappertutto, non ha colore politico, non ha colore religioso, su tutte le facce del corpo di tutto il mondo ci sono la delinquenza. Assistere a un presidente della regione che ha la BIT di Milano dichiara che un territorio che abbiamo è un popolo di mafiosi, lo dice tutto. Sono queste faziosità che ci hanno portato a margine. Siamo assenti da tutti gli organi, non c'è un foggiano, un molisano al centro dell'attenzione di posto della faziosità. Questa organizzazione, questo incontro è per il futuro. Vi ringrazio che avete fatto questa ottima manifestazione. Grazie. No, più che una domanda vorrei dire la mia, perché siccome sono state dette qualcosa che erano così, lo dirò presto. Insomma, caro amico Gallus, assessore di Aspro Adriano, hai parlato di ramo spezzato, ma questo ramo intero non è mai stato integro. Quindi la Puglia non è mai stata un ramo integro. Quindi quando si parla di spezzare, si parla di qualcosa che è solido e quindi noi andiamo a spezzare. Quindi mi sembra che l'ingegnere Amodio abbia parlato a vuoto. Io ho lavorato a Foggia, prima stavo a Milano 30 anni in ferrovia, e vi posso dire per esempio che fu abbattuta, forse quasi il termine esatto, perché fu ammazzata la linea Foggia Lucera per evitare che si facesse la linea Lucera Campobasso Isernia a Roma eccetera eccetera, con un percorso molto più breve, soltanto per lasciare ingrassare il centro ferroviario di Bari, che 40 anni fa non contava un H, due di coppa briscole. Adesso Bari c'ha tutto, ci ha tolto a Foggia l'officina di grande riparazione, io sto in pensione da 10 anni, quindi ha tolto tutto l'aeroporto. E io addirittura nel 1960, quando mi iscrisse all'Istituto Tecnico Industriale Saverio Altamura a Foggia, abbiamo fatto sciopero per l'università, sciopero poi per averla 30 anni dopo. Ma ci rendiamo conto che, come ha detto il senatore e come ho ascoltato e mi ha commosso il l'oratore che ha parlato prima di me, ci vogliamo convincere che noi con Bari non abbiamo nulla in comune? Se non ci convinciamo di questo, ma l'opportunità di poter avanzare le proposte a Foggia, come fate ad avanzarle? L'ingegnere è stato molto chiaro. In poche parole, io da ex democristiano ricordo che ci fu un miracolo che riuscimmo ad eleggere 5 deputati a Foggia contro 11 o 12 di Bari. Quindi che cosa possiamo contare noi? Quindi, allora, questa è la discussione. Quindi noi, Foggia è diventata purtroppo la pecora nera della Puglia. Allora noi dobbiamo stare insieme con chi condivide usi, costumi e tutto. Grazie, scusate. Perché io non ho mai detto che non sono favorevole a questo processo, ma ci mancherebbe altro. Sono state le parole dell'amico quando dice che San Giuliano è in Puglia, ma ci mancherebbe altro. Io parlavo d'altro, parlavo di uno spirito, non so se è un spirito, non c'entra, cioè il ramo, l'albero, inteso in questo senso, è una cosa che viene da lontano, capisci?
Allora se io posso salvare, va bene, una radice che va oltre, io cerco di salvarla, ma questo non significa che io non sono d'accordo per la Moldavia, sia chiaro. Precedentemente ci siamo capiti male, capisci? Io per ramo spezzato intendo questo. Non lo so se tu, senza un braccio, sei più felice che tenerli tutti e due, in questo senso. Capisci? Ok, grazie. Prego, venga, venga. La domanda deve fare, perché sennò faccio le riflessioni, hanno fatte i certo. Buonasera a tutti, sicuramente sarò no telegrafico, super telegrafico. Io voglio dire una cosa che dice la Chiesa, questo mi rivolgo ai politici, la Chiesa dice perché per il gregge ci vuole un buon pastore. Praticamente dovete essere voi il pastore per guidarci verso la montagna, perché fino a questo momento io riscontro l'abbandono dei politici completamente, sia a livello regionale e sia a livello nazionale. Allora, poiché siete i vostri i pastori, ci dovete guidare, e questo lo dice la Chiesa. Penso che la discussione è stata sicuramente interessante. No, no, adesso ti do la parola, la riflessione pure. C'è questo cittadino che porta qua prima di tutte, che si è ricordato di un episodio di 10 anni fa, perché la presenza di Vendola alla BIT, che risale a 10 anni fa, la prima BIT della Puglia fu anche per me sconcertante. Con presidente della regione va alla posta del Ministero del Turismo a dire che il Gargano è una terra di mafiosi, poi lui aveva un po' rivisto, può anche esserlo, ma non lo dice, non lo dice alla BIT, magari lo dice alla commissione antimafia, no? È una, perché il presidente della Sicilia ha anche lui dei problemi, magari non va a pubblicizzare la sua terra e le sue, oggi si è un po', come dire, si è un po' rivisto le sue posizioni, ci vuole, ed è stato necessario avere quella disgrazia sul Gargano, i morti, per rivederlo un pochino da vicino, però chi ha detto anche il fatto delle crepiti, alla BIT, l'ultima BIT, la Puglia si è presentata senza le crepiti, una cosa gigantesca, il gioiellino di casa l'abbiamo dato al Molise. Per questo voglio dire, ci sono, però mi pare di capire dai miei interventi che il vero problema che posso è la carenza di classe dirigente, cioè noi non abbiamo investito sulla classe dirigente. E anche se prima il sindaco di Calabria, io ho avuto il coraggio di fare la lista contro Russo, ma il vicente Russo era un cavallo di razza. Quindi da questo punto di vista credo che lì vada fatto un grosso, come dire, un grosso investimento morale, politico, e cercare di individuare le persone che non saltino da uno schermento all'altro per mantenere qualche posticino. Campanaro 3 minuti, poi facciamo chiudere tra i generatori all'ingegnere e poi a Nito. Più che 3 minuti sono 2 cartelle, anche perché tocco un qualcosa che ha detto l'assessore Gallo, ma prima di iniziare il mio intervento, una comunicazione agli amici: c'è un evento abbastanza importante il 29 di questo mese, giorno di San Michele, a Ascoli Satriano, e personalmente come associazione l'ho descritto con il ricordo di un po' di domenica, che all'interno della l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare non è un fiore all'occhiello, vi prego di stare attenzione, perché dico delle cose che sono state solo sottolineate poco fa. Non so se avete seguito con attenzione l'intervento degli esponenti polisani, hanno parlato di identità. Noi non ce l'abbiamo l'identità, che è importante. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare non è un fiore all'occhiello, né tantomeno un ente inutile come si ostinano a ritenere i ministri della salute e delle politiche agricole del governo in carica.
preciso adempimento che discende da una direttiva comunitaria, la cui inosservanza sta esponendo l'Italia ad una stridente contraddizione. È il paese che ospita la sede europea della sicurezza alimentare, l'ESPA, ma non ha una sua interfaccia nazionale, così come viene espressamente previsto dalle direttive comunitarie in materia. L'autority della sicurezza alimentare non è soltanto questo, è un serio, serissimo banco di prova della visione meridionalistica del governo, della reale volontà del governo di affrontare in modo serio il problema del divario tra il nord e il sud, e quella meridionale che oggi come ieri è una questione nazionale che sembra tuttavia essere stata rimossa dall'agenda politica. Ma è anche un banco di prova del divario pugliese tra province e provincia. Per Foggia e per la Capitanata si tratta, ma forse sarebbe meglio dire si trattava, della concreta possibilità di esercitare un ruolo nazionale in un settore come quello agroalimentare, drammatico per l'economia pugliese, provinciale, meridionale e internazionale. Avere visibilità, contare qualcosa di più sui tavoli nazionali, comunitari e regionali, implementare sul territorio una risorsa in grado di dare risposte concrete alle insidie che la globalizzazione sta portando alla sicurezza alimentare, danneggiando pesantemente l'agricoltura più attenta alla correttezza delle filiere, alla qualità della tracciabilità, alla genuinità. Ho citato a molti esempi uno dei tanti scippi perpetrati ai danni della nostra provincia. Geograficamente, più che una provincia, la nostra è una regione con monti, mari, laghi e isole. Abbiamo il meglio del meglio della produzione agroalimentare, siamo i primi della produzione del pomodoro, produciamo il 90% della produzione italiana, mentre il distretto del pomodoro viene dirottato ad Angri. Siamo i più grandi produttori del grano, il tavoliere della Puglia, dando calma ai fratelli Cappelli abruzzesi e a Nazareno Strampelli. Potrei continuare citando quello che si produce su questo territorio, dalle conserve, al vino e carciofi. La terra d'Auna, la terra del ben di Dio, viene adoperata solo per saccheggi. Poi, se la gente di Capitanata chiede la riapertura dell'aeroporto Gino Lisa, il governatore della regione Puglia, Michi Vendola, li apostrofa come fanatici di Facebook. Anzi, qualche tempo fa, alle giuste richieste del territorio, il presidente della regione ha coniato un termine, foggianesimo. O come ha dichiarato l'altro giorno sulla Gazzetta del Mezzogiorno l'onorevole Lello Di Giovia a proposito del Gino Lisa: inutile girarci intorno, ci sono influenze per non far partire l'aeroporto. A tutto questo c'è una domanda che aspetta da anni una risposta: ma la Capitanata fa ancora parte della Puglia? Analizzando il problema emerge una cruda realtà che coinvolge anche la classe dirigente politica provinciale. In gergo calcistico si chiama la mancanza di amalgama, che non si compra, come sosteneva un simpatico vicepresidente del vecchio Foggia, ma è il difendere e mantenere tutti insieme l'orgoglio di essere cittadini di questa meravigliosa provincia, l'orgoglio di un popolo, l'orgoglio dei Dauni che seppero tenere in scacco per sei secoli in antica Roma, l'orgoglio di appartenere, questo seriamente, va riconosciuto ai baresi e ai salentini. Forse pochi ricorderanno la richiesta per ottenere il tribunale per i minori della Corte d'Appello. Per decenni, ad ogni inizio di legislatura, veniva presentata la proposta di legge perché Foggia avesse questa istituzione, puntualmente qualche politico nostrano passava sull'altra sponda dell'Ofanto. C'è bisogno di una unità di intenti che dovrebbe animare la classe dirigente e politica anche negli altri grandi problemi che si agitano all'orizzonte. La dotazione infrastrutturale ancora largamente incompleta, la riduzione dei fondi del piano di sviluppo nazionale
che ha completamente compromesso la realizzazione dell'antica piano di limiti, le incertezze e i ritardi sull'attribuzione delle risorse finanziarie dei FAS, i fondi per le aree sottosviluppate. In questione è che si ha una scarsa percezione, un basso livello di consapevolezza rispetto all'importanza della posta in palio, che va ben al di là delle schermaglie della dialettica fra i diversi schieramenti politici. Se non verrà invertita la politica antifoggianità, il futuro di Foggia e della sua provincia sarà più buio della notte e sarà ultimamente compromessa la convivenza con i messabili e gli amici. La convivenza sicuramente è il tema centrale del progetto Montaudio di cui si è discusso questa sera. L'ingegnere generale Amodeo, promotore dell'iniziativa, preso dall'amore verso la sua terra di origine, il Molise, e quella ospitante, la Capitanata, si è ispirato, come ha sottolineato poco fa, alla legge del federalismo che prevede in buona sostanza l'autonomia gestionale e finanziaria delle regioni. Della Capitanata regione se ne è parlato sin dal lontano 1946, qualcuno intravedeva di inserire il vicino Molise. Si parlò perfino di cantierizzare l'idea di due regioni, il Salento e l'unificazione delle province di Bari e della Capitanata. Il Salento, questa sera stiamo riflettendo sul progetto Montagna e mi chiedo, l'unione fa la forza o fa paura? Se con Bari manca il feeling, perché la nostra provincia è sempre stata legata a Napoli, storicamente Foggia è stata la vice capitale del Regno Borbonico, se con Bari si riscontra l'inesistenza di affinità commerciali e culturali, quali sono le prospettive legandoci ad una regione che per radice e cultura è stata legata per secoli con l'Abruzzo? Il problema non è solo risolvibile dal numero degli abitanti per entrare nel limbo dell'autonomia gestionale e finanziaria, ma dal patrimonio che ognuno porta, e sicuramente la nostra provincia farà la parte dello spospovero. Sì, abbiamo il mare, abbiamo boschi, isole, laghi, ma la qualità della rete viaria è scadente. Sì, abbiamo le industrie, poche che operano sul territorio. Ma forse qualcuno dimentica che la via adriatica industriale italiana si ferma a Termoli e ovviamente a Barletta. Evito di soffermarmi sulle infrastrutture alcune realizzate ed entrate in attività dopo moltissimi anni. Cito però molti esempi. Che avvia la conclusione. Sì, non ho quasi finito. Il conservificio di Poggio Imperiale, che poteva essere da apripista per il distretto del Pomodoro. Ora dire dei grandi limiti. Sì, è proprio vero che il progetto Montagna dà l'opportunità alla nostra provincia di avere una posizione più ottimale con il centro meridione dello Stivale, nel contempo potenzierebbe l'aspetto commerciale e turistico del territorio, recuperando anche i tre comuni che sono confluiti nella Valle. Ma ritengo che l'obiettivo prioritario, sto andando alla conclusione, deve essere focalizzato a come incastonare la necessità dei muliziani con quelle dei Daoni, come rendere più produttive le due realtà con la loro dotazione industriale, agricola, turistica, commerciale e culturale, e come indirizzare tutto nel mercato nazionale ed internazionale. Il lavoro, e concludo, sicuramente è arduo, ma con un chiaro e proficuo lavoro di intenti, il progetto Montagna potrà sicuramente concretizzarsi. In sintesi, ci vogliono politici, uomini e uomini che diventano anche politici. Grazie. Un flash di Amadeo e la chiusura di Michele. Un flash di Amadeo, forza. Io volevo soltanto fare una precisazione. Io ho dato dei dati che sono chiari per tutti e che sono la causa, oltretutto, al di là di tutta la storia con cinque secoli di transumanza che ha unito modalità di pensare, usi e costumi. È la stessa origine agropastorale sia dei Dati che dei Molisani e degli Abruzzesi, perché questa è in prospettiva la macro regione che si dovrà ricostituire: Daunia, Molise al centro e Abruzzo al nord. Ma questa è una prospettiva lunga.
invece la prospettiva immediata è la monta policetaria, è chiaro? Avevo dato dei dati, cioè a dire, noi abbiamo una densità che è un terzo di quella che c'è a sud dell'Ofanto, per cui la nostra rappresentanza è appena il 14%. Quindi con 14% di rappresentanza, al di là della capacità, è chiaro, dialettica o è anche, diciamo così, sindacale, di attriare finanziamenti per le necessità del nostro territorio, non ce la facciamo, perché la maggioranza sta tutta da quella parte, pur avendo noi da gestire quasi il 40% del territorio intero, con problemi idrogeologici consistenti. Questo è l'handicap naturale non sormontabile. Mentre con Molise abbiamo la stessa intensità per chilometro quadrato, loro 70, 71, noi 91. Quindi siamo molto più vicini, quindi la rappresentanza sarebbe adeguatamente rapportata al territorio e alla popolazione. Quindi al di là di tutte le altre motivazioni storiche, identitarie, eccetera. Queste sono le motivazioni di fondo alle quali si deve guardare. Diversamente, noi non abbiamo mai familiarizzato con il resto della Puglia, parliamoci chiaro, l'Ofanto è stato sempre un confine naturale, per cui oltretutto sono 40, dunque dagli 70 ad oggi sono 44 anni di storia, e cavolo, possibile mai che vanno sempre nella stessa direzione, di trascuratezza completa verso la nostra rappresentanza, verso il nostro territorio? E non mi si sia a trazione sinistra che a trazione destra, confitto prima e convento ad oggi. Quindi questo ci dovrebbe insegnare qualcosa. Ecco perché praticamente l'unica via d'uscita è l'autonomia, autogestione, senza la quale Foggia non andrà da nessuna parte. Grazie. Le conclusioni. Concludiamo la serata. Dai, qui concludiamo la serata con i ringraziamenti. Ringrazio soprattutto chi ha avuto una sintesi nel parlare e nell'esporre con freddo. Ingegnere, presidente della provincia, il allenatore, sono state veramente le persone squisite con i loro interventi, come pure l'intervento di Remo Capozzi. Hanno detto le cose veramente giuste ed appropriate. E cosa devo dire? Io chiudo perché abbiamo ancora altri impegni. E vi dico questo. E sono contento, caro ingegnere, cari amici, caro sindaco, e dico che abbiamo colpito, abbiamo raggiunto l'obiettivo, quello che io mi proponevo, cioè parlare della montagna. C'è stato un bello molto civile, c'è stato qualche piccolo equivoco, però chiarito, e dico che possiamo chiudere questa bella settimana con questo bel incontro, un incontro fruttuoso. C'è che stava qua, è stato detto. Grazie a tutti e ci vediamo giù per la premiazione cortese nel mondo. Di Pietro, un applauso al papà di tutto questo popò di pandemonio. Chiamo Giuseppe o Matteo, grazie. Mi lasci anche questo, così. Chiamo anche l'assessore Nicola Maffione, il sindaco Dino Tarantino, un applauso all'Associazione Lortese e al comune, rappresentato da sindaco e assessore di Ortanova. Dino Tarantino, a te la parola. Dino. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi. Grazie per questo
impegno che Annito Di Pietro porta avanti da anni, e noi come Ortesi, ma anche come amministrazione comunale, possiamo che non essere orgogliosi, perché abbiamo almeno qualcuno che pensa alla cultura con la C maiuscola. Grazie Dino, effettivamente ci pensano sempre meno persone. Nicola, tu quindi hai un arduo compito per questa storia della cultura. Senti, noi, come Annito Di Pietro mi ha chiamato, ha detto devo fare dopo tanti anni la settimana della cultura, io ho accolto la proposta positivamente, l'abbiamo organizzata in poco tempo e nel migliore dei modi, è stata una bella settimana di grande cultura, veramente, come dice il sindaco, con la C maiuscola, e sicuramente la potenzieremo l'anno prossimo con appuntamenti molto più importanti. Grazie. Ovviamente questo anche grazie alla grande esperienza di artista che Nicola si porta dietro, ovviamente è di pubblico dominio, bisogna dirlo, e all'esperienza di Annito, che adesso ci guiderà in questa premiazione del torneo tennis Città di Ortanova, organizzato dal Tennis Club 2T di Turchiarelli Fabrizio, presidente, Vito, vice, un club che dalle voci che ho sentito, dai fatti concreti, ho visto che si sta ben affermando nei principali circuiti sia nazionali che esteri, infatti vanno oltre Alpe spesso e volentieri, ho sentito di notizie anche in tal senso. Quindi Annito, grazie a Nico della presentazione, grazie delle belle parole che sono state dette dal sindaco e dall'assessore alla cultura. Non sono io il protagonista, il protagonista indirettamente sono io, però grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale, grazie al sindaco, alla giunta e in particolare a Nicola. Nicola è stato sempre con me dal primo minuto, oltre anche ad altri componenti della giunta, si sono fatti vedere, hanno dato sempre una mano nella logistica, nell'organizzazione a livello esterno, perché certamente sembra facile, però se non c'è l'aiuto un po' di tutti non si fa niente. Siamo arrivati alla fine e stiamo un po' esauriti, dai. Io chiedo scusa a tutti quanti se con qualcuno non mi sono comportato tanto bene, il mio stile non è questo, però è fisico. Io dico sempre che tutti quanti noi abbiamo, dobbiamo osservare, è una curva, la curva della tolleranza, la curva della comprensione, e allora quanto più tempo passa questa curva scende e noi non rispondiamo tanto bene con il nostro fisico. Grazie, scusatemi. Allora premieremo i vincitori del torneo di tennis Città di Ortanova. Questo è il secondo torneo, infatti 3 anni fa celebrammo il primo torneo. Sono un club, come ha detto Nico benissimo, un club che si sta affermando a livello nazionale, hanno vinto parecchi incontri, hanno portato il nome di Ortanova per l'Italia. E allora io chiamerei il primo classificato, Antonio Di Paola. Allora, Antonio Di Paola è stato il primo classificato in questo torneo. È un torneo che è durato circa una settimana. Quanti partecipanti? Selezione di bravi giocatori, ecco. Ci siamo sfidati subito. Vabbè, ma quanti ne eravate impegnati in questo torneo? Eravamo circa 16. 16, va. Quindi è un buon numero, è un buon numero. E allora il sindaco premierà con una targa il primo classificato. Bravo, bravo, bravo sorella. C'è Nico. Allora, adesso premiamo il secondo classificato. Gaetano Lopez, assente, però sarà il presidente del Tennis Club 2T che ritirerà la targa. Scusate. L'assessore Maffione consegnerà la targa al secondo classificato. No.
No, stai tra loro, no. Dopo di ciò passiamo alla premiazione dell'Ortese del Mondo. Prima di fare questa cerimonia, il presentatore presenterà uno stacco musicale. Uno stacco musicale. Presenterò Rossella, che adesso ci canterà un'altra bellissima canzone con Mimmo. Io ringrazio l'assessore, prego, e sindaco. Mentre Rossella guadagna la scena, tutta per sé. Signore e signori, un applauso alla nostra Rossella Tarateta e alla Settimana della Cultura che adesso stiamo rappresentando. Grazie a tutti. Cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa di te, perché quando te guarda così, cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha avuto mai, non pena così, a così grande. Grazie Rossella, grande Rossella, grande voce, accompagnata da Mimmo. Adesso iniziamo una bella parte di questa settimana, la parte finale, quella, signore e signori, che premia l'Ortese del Mondo, i cittadini ortesi che si sono contraddistinti in modo particolare nel mondo e che ci devono inorgoglire
perché devono ricordarci che oltre ai cattivi esempi ci sono i buoni esempi da seguire, anzi soprattutto i buoni esempi da seguire. Bene, allora diciamo giusto brevemente che l'Ortese nel Monte è un premio, nel mondo è un premio assegnato agli ortesi che si sono affermati nell'arte, la scienza o comunque in ogni altra materia umanistica oppure scientifica nota all'uomo. È un premio assegnato da una commissione formata innanzitutto presieduta dall'Ortese e da Nito, ma sostenuta anche dall'amministrazione comunale, in questo caso nella persona di Nicola Maffione, assessore alla cultura, sport e spettacolo, e comunque da tutte le associazioni direttamente no profit, direttamente impegnate, dicevo come prima, nella parte buona della nostra società e che quindi si impegnano a cercare qualcuno che meriti di essere premiato e quantomeno di essere valorizzato. Ok, adesso chiamo immediatamente il dottor Santigliano Filippo, no, quantomeno non il dottor Santigliano Filippo, dobbiamo premiare il dottor Santigliano Filippo, che però viene presentato prima da Saverio Latorre. Saverio Latorre ci spiega prima chi è il dottor Santigliano. Buonasera. Santigliano Filippo, dottor Santigliani Filippo è un giornalista, professionista che noi conosciamo tutti quanti, quindi, e nell'occasione dell'Ortese nel Mondo 2014 noi lo premiamo per la sua professionalità meritevole di questo. Io vi leggo il curriculum. Filippo Santigliano, nato a Foggia il 19 ottobre 1963, sposato un figlio, giornalista professionista, laureato in lettere e filosofia all'Università di Bari, master al Centro di Giornalismo dell'Unione Europea a Maastricht, diplomato grafologo alla Scuola Moretti, dirige la Gazzetta di Capitanata, l'inserto della Gazzetta del Mezzogiorno, già vicepresidente del Comitato Regionale Radio Televisivo, componente dell'Osservatorio Nazionale e Regionale della Puglia per la comunicazione pubblica. A livello sindacale è stato componente della Giunta dell'Assostampa di Puglia, consigliere attualmente della FINSI, Federazione Nazionale della Stampa, docente di comunicazione all'Università di Foggia, ai corsi interfacoltà delle Università di Bari e Foggia, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia. Ha collaborato ai quotidiani La Repubblica come corrispondente della Capitanata e al giornale di Montanelli come corrispondente dell'area Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. In attività extraprofessionale ricopre l'incarico di vicepresidente della Fondazione Banca del Monte di Foggia e su designazione della Consulta della Società Civile. Adesso lo premiamo. Un applauso forte, signore e signori, al dottor Santigliano Filippo. Quindi dal curriculum abbiamo visto il grado di professionalità del nostro concittadino. Dovete sapere che Filippo è un nostro concittadino, la mamma è una ortese autentica, di conseguenza forse il cognome non vi dice niente e ve lo dico io, la mamma è ortese doc e manda tramite me i saluti a tutti quanti gli ortesi. Grazie a tutti e adesso il sindaco consegnerà il premio all'Ortese del Mondo. Ritenuto al dottor Filippo Santigliano, ritenuto attento veicolo nel campo della corretta informazione ed insigne voce della nostra capitanata. Signore e signori, dottor Filippo Santigliano. Applausi. Sì, allora due parole.
grazie a Nito, grazie all'amministrazione, grazie a tutti voi per l'attenzione e per questo gesto di affetto che io ricevo, che accolgo con benevolenza, perché secondo me è anche un'attestazione di stima e di incoraggiamento per il futuro, cioè di continuare così. Conosco bene Ortanova perché ci venivo da bambino con i miei genitori, mia madre è una quercia, quindi il cognome credo che non dovrebbe cogliervi di sorpresa. Voglio soltanto fare i complimenti ad Annito per questa manifestazione, per la settimana della cultura che ha organizzato con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Io solo qualche giorno fa ho scritto un articolo sul volontariato culturale, che è importantissimo al pari del volontariato nelle parrocchie per i poveri, del volontariato negli ospedali o nel volontariato nelle carceri. Pensate a quanto possono essere più poveri le nostre città senza persone come Anito Di Pietro, che animano comunque senza alcun secondo fine la vita culturale di tutti i giorni. Grazie ancora. Noi consegneremo un lavoro dello scultore Cosimo Tiso, noto a tutti gli ortesi perché è un insegnante, insegna presso la scuola media Pertini, è un amico nostro, è bravo, è affermato anche a livello internazionale. Ultimamente è stato in Cina a presentare le sue opere, quindi è un'opera pregiata in ceramica e che rappresenta il contadino che poi è il simbolo della nostra rivista, contadino che semina. Noi, non lo so, seminiamo. Ci permettiamo di dire che anche noi vogliamo seminare. Grazie. Per raccogliere. Il sindaco consegna il premio. Nico, andiamo. Ok, allora proseguiamo adesso. Salutiamo il dottor Santigliano, ringraziandolo per averci onorato della sua presenza. Adesso invece chiamo Luigi Battaglini a leggerci il curriculum del sesto classificato, o comunque non diciamo del sesto classificato, del mio sesto in elenco, perché è bruttissimo, cioè è uno dei nostri ortesi e basta, cioè non c'è una classifica. Perdonatemi la bestemmia, perdonatemi, mi sono reso conto un attimino dopo di quello che ho detto, è bruttissima, poi farò ammenda di tutto ciò. Camminerò sui ceci, come si usava, dito, sui ceci? Va bene, lasciamo stare poi i ceci. Ingegner Schiavone Antone. Adesso Luigi Battaglini ci leggerà un bel pezzo di curriculum, un grande curriculum. Antonio Schiavone nacque a Stornara, Foggia, in via Santa Maria del Pozzo, il 12 giugno 1897, da Francesco e Teresa di Conza. Morto il padre, all'età di 5 anni, si trasferì con la madre ad Ortanova, paese di quest'ultima. A 19 anni fu costretto a sospendere gli studi per prendere parte al primo conflitto mondiale, col grado di sottotenente di artiglieria, da cui rientrò solo nel 1920, dopo 3 anni di prigionia austriaca. Con regio decreto del 13 marzo 1927, all'età di 30 anni, fu nominato primo podestà di Ortanova. Il suo impegno principale fu di tenere sotto controllo i prezzi dei beni di prima necessità. Difatti, egli, già nel suo primo anno di nomina, adottò ben 8 deliberazioni per calmierare i prezzi dei generi alimentari. Dunque, cercò sempre di favorire i meno abbienti. Il 21 settembre 1929 approvò il regolamento comunale di igiene, mentre il 7 giugno 1930 approvò il regolamento edilizio.
il 3 luglio 1930 si dimise dalla carica di podestà. Già valente insegnante ginnasiale, nel 1936 conseguì la laurea in ingegneria meccanica col massimo dei voti presso la Regia Università di Napoli. A maggio del 1940, scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, fu richiamato col grado di capitano e riportò varie ferite che si aggiunsero a quella al cranio procuratasi nel precedente conflitto, ed egli le chiamò sempre le mie medaglie. Si congedò nel gennaio del 1943 col grado di maggiore. Il 29 aprile 1944 sposò Maria Nicola Novelli. Nel dopoguerra fu nominato preside delle locali scuole medie, staccate da quelle foggiane Francesco De Sanctis. Quinci per anni si impegnò personalmente per la costruzione di un edificio funzionale allo scopo scolastico e rispondente alle esigenze di una cresciuta popolazione. A tal fine non mancò di andare a bussare casa per casa, onde ottenere i fondi necessari, oltre ai contributi degli alunni, che per anni portarono 50, 20 e 10 lire. Il progetto esecutivo dell'ingegnere Antonio Schiavone, il quale non volle nessun compenso, venne approvato nel 1953. Esso prevedeva la sopraelevazione dei locali a piano rialzato dell'ex Onmi a via Stornara, attuale poliambulatorio, edificati nel 1925. I lavori furono ultimati l'anno successivo. Così finalmente Ortanova aveva la sua scuola media. Nel 1962 lasciò l'insegnamento e morì il 20 maggio 1967 ad Ortanova. Il premio viene assegnato post mortem alla memoria e viene ritirato da un nipote, Gino Di Conza, che invitiamo a venire sul palco. Grazie per l'applauso. Alla memoria ingegnere Antonio Schiavone, per aver dato come sue innumerevoli attività inestimabile ed incommensurabile lustro al popolo orteso. Chiamo l'assessore alla non Antonio Attino a consegnare questo premio alla memoria. È il nipote dell'ingegner Schiavone, Gino Di Conza, che non c'è. C'è? Non c'è? Allora, assessore, consegniamo a te il premio. Allora, lo prende in custodia, lo ritira. Con la preghiera di consegnarlo al nipote Gino Di Conza. Comunque sia, lo sminuiamo. C'è un applauso alle grandi cose fatte da quest'uomo per il nostro popolo nel momento del maggior bisogno, tra l'altro. Bravo Rico, avanti. Prego. Adesso è il momento invece, rimane qui con me Luigi, dobbiamo leggere il curriculum. Chiamiamo. Sì. Allora, va bene, allora viene qui Saverio La Torre, a leggermi il terzo curriculum. Ti tengo il microfono. Perfetto. Tito Di Pietro nasce ad Ortanova il 21 gennaio 1935, si diploma a Foggia presso l'Istituto Magistrale Carolina Sossio Coerio. Dopo alcuni anni di inutile girovagare, come tanti giovani, anche egli emigra al nord, precisamente a Milano. Per 6 mesi fa il ragioniere presso un'industria gelateria. Ottiene un incarico provvisorio a scuola che conserva fino al 1969. Allorché vincitore di concorso si trasferisce al suo paese natio, portando con sé la moglie e 3 figli. A Ortanova nasce la quartogenita. A lui piace la sperimentazione per i diversi anni insegna nel tempo pieno.
fonda il giornalino per la scuola Toc Toc, su cui scrive le prime fiabe in dialetto ortese. Scrive per la scuola diverse farse, sempre in dialetto, e opere teatrali di una certa importanza. È stato uno dei primi sperimentatori del modulo a tre insegnanti. Dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 90 è stato amministratore comunale, occupando varie volte incarichi di sindaco e assessore. Pubblica nel 2004 Stefana Volt, 30 fiabe in dialetto ortese e i canti del Venerdì Santo in due edizioni, dopo aver raccolto dalla viva voce delle Cafoncelle. Fondatore col fratello Annito ed altre persone della rivista L'Ortese, su cui cura la rubrica Caro Dioletto, scrivendo sempre in dialetto poesie varie e racconti di vita. È socio dell'ANSPODI, Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali, su Voci Dialettali, la rivista dell'associazione. Scrive alcuni articoli e poesie. Altre poesie sono pubblicate su Quaderni di Poesia Dialettale. Dal 2007 scrive per diversi anni Calendari Dialettali Ortesi e su Quaderni Ortesi, nel 2007 una ricerca storica su Sant'Antonio da Padova, patrono di Ortanova. Insegna il dialetto ortese presso l'UNI3, Università delle Tre Età, sede Unione dei Comuni dei Cinque Reali Siti. Infine, a dicembre 2013, dopo 7 anni di studi e ricerche sul dialetto, pubblica un'opera straordinaria, il Dizionario Dialettale Ortese. Io aggiungerei un'altra cosa simpatica, che nonostante l'apparente veneranda età, denota grande emancipazione comunque sia. Tutti i giorni il caro Potito ha la costanza di pubblicare un bellissimo proverbio tutti i giorni. Il proverbio del giorno. Il proverbio del giorno. Non esalta uno sul social network Facebook, che tanto si critica, ma come dico sempre io, è utilissimo, è uno strumento utilissimo di trasmissione anche alle generazioni più acerbe delle nostre radici. Grazie Potito. Niente, e con piacere che leggo il testo, un applauso, grazie, mentre leggo questo testo. All'insegnante Potito Di Pietro, redigendo il Dizionario Dialettale Ortese, ha impedito la progressiva rescissione delle radici fondamentali e culturali della sua terra. Consegna il premio Ortese del Mondo l'assessore alla cultura Nicola Maffione. Signori, un applauso, è d'obbligo. Complimenti sinceri, vivissimi. Ecco a te. Come vuoi. Allora, scusate se anch'io intervengo in questo dibattito, in questa bellissima manifestazione. Credo che Annito l'abbia anche già detto, oltre che aver scritto sul curriculum, di essere stato uno dei fondatori della bella rivista L'Ortese. Però voglio ricordare, forse qui è stata più una mia dimenticanza nel comunicare che di altri, quello che per un triennio io sono stato anche presidente dell'Associazione Culturale I Cinque Reali Siti, di cui sinceramente mi onoro di aver fatto parte. Vi ringrazio del premio, ringrazio mio fratello, il quale finché ho potuto gli sono stato di supporto, ora un po' meno. Vi ringrazio. Signore, un applauso per questi due grandi fratelli, esempio anche su questo, sul rapporto tra fratelli, bellissimo. Ok, allora proseguiamo velocemente con Luigi. Luigi, chi ci presenti adesso?
come preferisci, vai avanti come meglio credi, vai. Allora, Cicolella, Francesco Paolo, un imprenditore, anche questa è una parte importante del nostro tessuto sociale. Prego. Francesco Paolo Cicolella è nato a Foggia il 3 gennaio 1936, terzo figlio di Cicolella Francesco Paolo e Rizzi Giovanna. Ha frequentato le prime classi elementari a Biceglie, dove è stato portato dai genitori presso una sorella della madre, a seguito delle incursioni aeree che si avvicendavano sulla città di Foggia a partire dal mese di maggio 1943. Ritorna a Foggia nel 1946, dove completa gli studi elementari alla scuola Nicola Parisi e successivamente per la scuola media si iscrive alla Giovanni Bovio di Foggia. Completate le scuole medie, si iscrive all'Istituto Tecnico Commerciale Pietro Giannone di Foggia e consegue il diploma di ragioniere e perito commerciale nel 1956. Dopo la morte del fratello più grande, Raffaele, il padre gli affida la gestione del Super Cinema Teatro Cicolella di Ortanova, attività che detiene tuttora, dedicando tutte le sue energie nel miglioramento tecnologico e strutturale di questo locale cinematografico, che è rimasto l'unico nella zona dei cinque reali siti. Il 4 luglio 1968 acquista dai fratelli Capolongo il cinema in via Matteotti, sempre ad Ortanova, che detiene in attività fino al 1986 e che in seguito alla crisi che ha colpito il settore cinematografico fitterà ad uso di supermercato. Da ottobre del 1978 assume la responsabilità di gestione del cinema Cicolella di Foggia e alle sue dipendenze e dal gennaio del 1999 prende la gestione diretta del cinema Sala Dante di Foggia, rimodernandolo con impianti automatizzati. Lo riapre a dicembre del 1999 ed oggi è considerato il primo cinema di tutta la provincia con la nuova insegna, l'altro cinema Cicolella. Il 27 dicembre 1984 riceve la nomina di Cavaliere del Presidente della Repubblica, a firma del Presidente Sandro Pertini. Nel 1986 assume la carica di vicepresidente dell'Associazione Industriali della provincia di Foggia. Il 1 dicembre 1987 riceve il premio dell'Associazione Generale Italiana Spettacolo di fedeltà al cinema. Il 27 dicembre 1987 viene nominato Cavaliere Ufficiale del Presidente della Repubblica, a firma del Presidente Francesco Cossiga. Il 10 ottobre 1991 l'AGIS gli assegna la medaglia d'argento per l'attività che svolge da oltre 30 anni. Negli anni ha gestito il Cinema Italia di Foggia con l'insegna di Cicolella Bis, Cinema Teatro Flagella di Foggia, Cinema Teatro Ariston, sempre di Foggia, per 16 anni, organizzando 11 stagioni teatrali di grande successo, con grossi nomi del teatro italiano. Come cariche associative ha ricoperto la carica di revisore dei conti presso l'AGIS ANEC di Roma, la carica sempre di revisore dei conti presso l'AGIS di Bari e inoltre la carica di presidente del gruppo esercenti Cinema di Capitanata. È da precisare questo, perché premiamo Paolo Cicolella? Paolo Cicolella a Ortanova sta da oltre 40 anni e io lo classifico come uomo, un eroe. Mantenere a Ortanova una sala che ogni sera pensa che uno o due biglietti a sera si tagliano.
e lui comunque offre a Ortanova questa sala bellissima che molti comuni ci invidiano. E allora lui merita questo premio. E grazie. Quindi, grazie, col caloroso invito di tornare al cinema, perché è una grande cosa la cultura del cinema, al cavalier Francesco Paolo Cicolella, strenuo difensore della cultura cinematografica e teatrale, mantiene in vita l'unica struttura per lo spettacolo nei cinque Reali City. Signore e signori, consegna il premio Ortese nel Mondo il nostro sindaco di Ortanova, Dino Tarantino. Un applauso, grazie. Voglio ringraziare Anito Di Pietro per questa segnalazione di premio, ma voglio ringraziare soprattutto i cittadini di Ortanova e in loro rappresentanza il sindaco e l'assessore, che intendono difendere la struttura cinematografica, che è dei cittadini, è di Ortanova, non è di Cicolella. E siete voi che la dovete mantenere in vita, continuare a farla esistere. Grazie, grazie. Adesso Luigi ci legge ancora la sua ultima presentazione, per poi lasciare la scena a Saverio. Ci presenta lo priore Lucia. Prima però salutiamo con un ultimo applauso il signor Cicolella. Grazie per averci onorato della sua presenza. Ecco che Luigi adesso ci legge il curriculum di Lopriore Lucia, storica e scrittrice. Grazie, vai. Lucia Lopriore è nata ad Ortanova nel 1955. Studiosa di microstoria, è membro ordinario della Società di Storia Patria per la Puglia. È componente per la giuria del premio annuale Umanesimo della Pietra per la Storia, promosso dal gruppo Umanesimo della Pietra Onlus di Martina Franca, Taranto. È componente del comitato scientifico del centro studi Romolo Gaggese di Ascoli Satriano. Collabora con numerose testate giornalistiche locali, tra le quali Il Provinciale e Il Gargano Nuovo. È autrice dei volumi Ortanova tra 700 e 900, storia, urbanistica ed architettura, per i tipi della Bastorci, Foggia, 1999. Il Camposanto di Ortanova, genesi e sviluppo, sempre per i tipi della Bastorci, Foggia, 2000, entrambi patrocinati dal comune di Ortanova. Le Neviere in Capitanata, affitti, appalti e legislazione, edizione del Rosone, Franco Marasca, Foggia 2003. Aristocratici napoletani tra Capitanata e Valle d'Itria, I Duchi di Sangro, edizioni del Rosone, Franco Marasca, Foggia 2007. Ascoli di Capitanata tra Medioevo ed Età Moderna, edizioni del Rosone, Franco Marasca, Foggia 2008. È inoltre autrice di numerosi saggi, tra questi si citano Una mistica pugliese del primo Ottocento, in Carte di Puglia, Diritto di patronato del Duca de Sangro sulle chiese di Orta di Capitanata e rapporti con il Vescovo di Ascoli Satriano, in La Capitanata, rivista quadrimestrale della Biblioteca Provinciale di Foggia, I De Sangro, Duchi di Vietri, e con la professoressa Teresa Maria Rauzino, è autrice del saggio dal titolo I De Vargas Machuca e Il Varano, dai primi insediamenti agli ultimi feudatari. Sempre con la professoressa Rauzino ha collaborato alla realizzazione della rubrica Testimonianze per il volume dal titolo Il Regio Liceo Lanza, dalle scuole pie agli anni del regime, con la professoressa Livia Semerari dell'Università di Bari. Ha collaborato per la parte storica al saggio dal titolo
l'opera San Michele di Foggia ed i dipinti di Mario Praier in carte di Puglia. È autrice dei saggi I Pignatelli in Capitanata, in La Capitanata, rivista quadrimestrale della Biblioteca Provinciale di Foggia. Il culto mariano a Foggia attraverso le edicole devozionali. Un museo all'aperto, le edicole devozionali a Foggia. Ha collaborato per la parte storica al volume l'Istituto Tecnico Commerciale Pietro Giannone di Foggia e la sua Galleria d'Arte, a cura di Alfonso Maria Palomba. È autrice del saggio dal titolo L'aristocrazia napoletana tra Capitanata e Valle d'Itria, I Duchi di Sangro, storia della famiglia dalle origini ad oggi, in La Capitanata. Ha realizzato il saggio dal titolo Pellegrinaggi mariani a Peschici e in Capitanata. Autori vari: Chiesa e religiosità popolare a Peschici, Foggia 2008, a cura di Teresa Maria Rauzino. Dirige la collana di studi storici sulle famiglie aristocratiche europee, genealogie e araldica, per i tipi delle edizioni del Rosone Franco Marasca di Foggia. Collabora per la rubrica Microstorie al sito web di Storia Medievale. Ha contribuito alla realizzazione del libro Il vento tra le spighe, storia di Ortanova. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Alla professoressa Lucia Lopriore, distintasi per aver curato e divulgato con amore e passione la cultura della storia documentata del nostro territorio, va il premio Ortese del Mondo. Un applauso, signori, consegnato dal nostro Annito. Grazie alla signora Lucia. Due parole, buonasera a tutti, sono doverose, sarò veramente breve. Io volevo ringraziare per questo premio che mi giunge veramente inaspettato sia Nito Di Pietro, presidente dell'Associazione Ortese, sia chi ha voluto tributarmi i riconoscimenti per la mia brevissima carriera. In effetti non sto qui a dirvi, sono è da qualche anno che ricerco, però non sono tantissimi anni. Io devo dire che questo premio lo voglio condividere con tutti gli amici che mi seguono, con chi ha creduto in me e con chi mi sostiene, perché noi possiamo studiare, ricercare, scrivere, ma se non abbiamo qualcuno che crede in noi non andremo da nessuna parte. Vi ringrazio. Quindi, ringraziando anche la signora Lopriore, passiamo con Saverio. Grazie signora Lopriore, grazie signora Lucia. Saverio La Torre, che ci presenta quello che è l'ultimo Ortese del Mondo edizione 2014. Parliamo di Giuliani Immacolata. Immacolata Antonietta Giuliani, sposata con Fabrizio Mignacca e mamma di Camilla, laureata in scienze psicologiche per l'analisi di processi cognitivi normali e patologici, percorso salute e riabilitazione cognitiva presso l'Università La Sapienza di Roma. Le esperienze professionali sono tantissime, ne citiamo alcune. Ausiliare di polizia giudiziaria per la procura di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Pasqualino Porfiglia. Membro del comitato scientifico del CESAP, Centro Abusi Psicologici. Docente per i corsi di aggiornamento della Polizia di Stato 2014-2015.
responsabile nazionale dell'unità prevenzione rischio criminologico della Direzione Nazionale AICS. Consulente nel caso Marina Arduini e nel caso Camilla Uccello. Consulente tecnico di parte di Bernardo Provenzano nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Collabora con la trasmissione televisiva Chi l'ha visto? Inoltre, consulente tecnico di parte per il caso I fidanzatini di Policoro. Docente UNISU, Università Nicolò Cusano, Master in Psicologia dell'Antica. Membro del gruppo di studio sulle problematiche delle vittime di reato violento organizzato dal dottor Otello Lupacchini presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma. Ha pubblicato La voce dei vinti, Montecorvello Editore, insieme a Fabrizio Vignacca, Il mostro di Firenze, Uno, Qualcuno, 100.000, Sangel Edizioni. Insieme a Fabrizio Vignacco e Flanza Vinci, Con gli occhi della vittima, editrice Ponto Sisto. Allora, come avete ascoltato, ci troviamo di fronte a un grosso personaggio, personaggio molto pubblico. Noi l'abbiamo molte volte visto in televisione, e viene quotidianamente consultata. Lei doveva stare in mezzo a noi, era felice, contenta di venire in mezzo agli ortesi e ricevere questo premio. Purtroppo è stato chiamato dal tribunale di Frosinone per un sopralluogo urgente e pertanto lo zio Nino ritira questo premio con l'obbligo di consegnarlo alla sua nipote. Grazie. Quindi alla dottoressa Imma Giuliani, Immacolata Antonietta Giuliani, per aver raggiunto i massimi livelli professionali nel campo dell'analisi della giustizia processuale e nella psicanalisi, ha certamente dato enorme lustro al popolo ortese, ritira lo zio Nino Giuliani, consegna il premio Ortese nel Mondo 2014, il nostro sindaco Dino Tarantino. Signore e signori, prego a te Nino. E allora a questo punto penso che abbiamo esaurito il nostro, abbiamo la fase premiazione, il nostro compito. Ringraziamo Nico, è stato bravo, ha fatto delle belle presentazioni e quindi lo ringraziamo di vero cuore. Detto questo, troppo buono, io passo la parola all'assessore Maffione per darvi un breve saluto e arrivederci all'anno prossimo. Non mi resta che augurare all'Ortese soprattutto di organizzare la settimana della cultura anche per il prossimo anno. Sai benissimo che puoi contare sulla nostra collaborazione, quindi noi saremo presenti e faremo di tutto per migliorarla. Quindi cedo la parola al nostro sindaco Dino Tarantino. Solo due parole giusto per chiudere questo bellissimo avvenimento, questa serata per me sempre piena di emozioni, perché mi rendo conto che abbiamo tante persone di peso a Ortanova che noi magari non sappiamo e che stasera ci hanno dato lustro. Noi siamo orgogliosi di averli, chissà, qualcuno ad Ortanova per così comprendere insieme e condividere insieme questo premio che tanto tanto hanno meritato. Grazie e buona grazie serata a tutti. Grazie signor sindaco, un altro grazie bello dal cuore, forte forte va alle nostre guardie ambientali che mi riferiscono sono state sempre 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 presenti insieme a tutte le altre associazioni, comunque mi hanno detto tipo associazione carabinieri in pensione qualcosa, però in particolare pure loro in questo momento li sto vedendo ronzare di continuo intorno a noi, a vegliare intorno a noi, quindi un grazie anche alle guardie ambientali di Ortanova. Adesso, giusto perché l'estate